Un video, quello che state vedendo, per non dimenticare il patrimonio artistico, culturale e sociale italiano, in un momento delicato, quello dell'emergenza coronavirus. L'autore, il trenese Luca Volpe, l'ha realizzato qualche giorno fa per i suoi amici, ma poi è diventato virale. Ha raggiunto più di 1,5 milioni di visualizzazioni sui social ed è stato rilanciato da VIP, Bobo Vieri, Vasco Rossi, Paola Turci e testate nazionali. Luca stesso si è fatto un'idea della viralità di questo video. Il perché lo riconduco a una voglia in questo momento di buoni sentimenti, una voglia di essere incoraggiati, una voglia di credere che ce la si può fare, perché siamo un grande paese, quello che dice il video sostanzialmente. Come le è venuto in mente di realizzare questo video? Ma non c'è stata nessuna intenzione particolare, era venerdì mattina, mi sono svegliato con il morale non molto, molto alto perché le notizie cominciavano a essere davvero drammatiche e dovendo stare a casa ho pensato di montare un video con delle immagini che ho reperito sul web e di metterci una musica in quel momento che desse soprattutto entusiasmo a me. L'idea era di fare un video per quegli amici, insomma, con cui ci si vede spesso sui social, su Facebook e quant'altro, e niente, così. E poi la cosa è diventata un po' troppo grande, secondo me. Luca è avvocato e ci ha spiegato come sta trascorrendo il suo tempo in questi giorni. Non voglio entrare nella sua privacy, ma a casa che cosa fa? Beh, per fortuna io faccio un lavoro che si può svolgere anche da remoto con un computer. Noi avvocati abbiamo, soprattutto nel civile, il processo telematico, anche se in questi giorni hanno sospeso i termini, e come tutti c'è sempre un po' di lavoro arretrato. Quindi sto soprattutto disbrigando il lavoro arretrato e poi si aiuta qualcuno a fare quelle cose che avevamo trascurato, quella tapparella che magari andava un attimino rivista, si fanno un po' di cose, si legge, si guarda un po' di TV, ci si informa parecchio perché insomma informarsi in questo momento credo sia opportuno, si fanno le cose che di solito si fanno quando si è in ferie, questa volta non è qualcosa di così rilassante e divertente ma più o meno le attività sono quelle, ecco. Che cosa le manca di più? Beh, io sono un empatico, sono un passionale, vivo di abbracci, di sorrisi, vivo di gente, mi nutro della simpatia e dell'affetto delle persone che stimo e a cui voglio bene. Quindi il non poter vedere le persone che amo in questo momento, gli amici, le amiche, i colleghi e le colleghe con le quali condivido tutte le mie giornate, per me che sono fatto in un certo modo è una grande sofferenza, credo che lo sia per tutti. E questa è sicuramente la cosa che mi manca di più e poi il caffè al bar, quella è un'altra cosa diciamo del quale si sta facendo un gran sacrificio. Grazie Luca, grazie per questa intervista, buon lavoro e in bocca al lupo per questa carriera social. Speriamo, io ringrazio voi e l'ultima cosa vorrei ringraziare anche Stefano Sant'Ambrogio di Italian Travel, che è colui che ha girato, è un professionista, che ha girato le immagini più belle che sono in quel video e che io, come dire, tra virgolette ho preso in maniera indebita se vogliamo, ma che mi ha concesso di usare, quindi volevo ringraziarlo e insomma e dire che molte immagini sono le sue.